esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio. Marcia con ginocchia alte più calcio. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. Stop! Prossimo esercizio, frog squat, un salto. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. Stop! Prossimo esercizio. Mountain climbers. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, poggia il piede al pavimento quando lo porti avanti. Non piegare la schiena, mantienila parallela al pavimento. Contrai l'addome per avere maggiore equilibrio. Stop! Prossimo esercizio. Doppio saltello più calcio laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Stop! Prossimo esercizio. Twist a terra più pugno laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui solo il twist. Tieni gli addominali sempre ben contratti per non gravare sulla colonna vertebrale. Stop! Via! Prossimo esercizio. Corsa skip lenta più power crunch.
3, 2, 1, via! Se non ce la fai, solleva le ginocchia mantenendo un ritmo sostenuto ma senza saltare. Non curvare la schiena, quando sollevi la gamba il busto deve essere sempre dritto, quindi mantieni l'addome contratto durante tutto l'esercizio. Non poggiare a terra il tallone, fai attenzione ad atterrare sulle punte. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Triangolo più plank alta. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rimani in plank e poggia le ginocchia a terra. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non piegare il collo, la testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, fissa un punto sul pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Affondi i laterali con salto. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, esegui gli affondi laterali senza saltare. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non superare la punta del piede con il ginocchio nella fase di discesa. Non sollevare il tallone nella fase di affondo. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Plank alta, apri e chiudi gambe. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, porta lateralmente una gamba alla volta senza saltare. Non sollevare troppo il sedere durante il saltello. Schiena e glutei devono rimanere bassi per concentrare il lavoro nella zona addominale. Fai attenzione a non piegare il collo, la testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Plank and jump. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, porta le gambe avanti senza saltare. Non inarcare la schiena mentre hai le gambe distese, per riuscirci tieni l'addome contratto. Non piegare le braccia durante i salti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio. Allungamento lombare. Tre, due, uno, via! Fai attenzione a non sollevare la zona lombare durante l'esercizio. Non allontanare mai il sedere dalla parete, così potrai massimizzare gli effetti di allungamento dell'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Allungamento schiena. 3, 2, 1, via!
Per distendere bene i muscoli dorsali devi formare una C con la schiena. Il collo deve essere rilassato. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.